Assolutamente riconoscibile, simpatico, disponibile, addirittura chiacchierone, Robert De Niro ha tenuto una masterclass con Taormina affollata come non mai, stimolato dall'australiano Shane Dennison e Deborah Young, rispettivamente senior di Dammer e direttore del Taormina Film Festival. Nel suo secondo film, L'ombra del potere, ha raccontato di essersi interessato alla storia perché è affascinato da sempre dai servizi di intelligence americani, inglesi e italiani. E per quel poco che sono potuto entrare nella storia americana, mi sono rimasto piuttosto colpito. Ho scelto Robert Richardson come direttore della fotografia perché ha uno stile che apprezzo e mi ha dato la possibilità di rappresentarla esattamente come volevo raccontarla. Fare il regista mi piace, ma è molto impegnativo, per cui penso che farò solo altri due o forse tre film. Intanto due sequel dell'Ombra del Potere, primo dal 61 appunto dal Muro di Berlino ed il secondo dal novembre del 89 ai giorni nostri.